Sì, perché si è registrata una positiva sinergia tra istituzioni, forze sociali imprenditoriali, partiti politici. Tutte all'unisono chiediamo che venga confermato questo investimento della piattaforma logistica in Valle Ufita anche per potenziare i benefici dell'alta capacità. Senza la piattaforma logistica, probabilmente anche la ZES sarebbe a rischio, ma sarebbe a rischio soprattutto il sogno di una Irpinia migliore, di uno sviluppo in provincia di Avellino che può contare sull'alta capacità, la quale senza la piattaforma sarebbe derubricata ad una semplice mobilità civile. Speranze, ma ci sono anche preoccupazioni. Molte preoccupazioni, le dichiarazioni del governatore di delocalizzare l'investimento, RFI che non utilizza i 26 milioni per la progettazione, un governo che finora non ha dato risposte scontate, perciò abbiamo anche avuto la necessità di interpellare un autorevolissimo esponente della maggioranza di governo molto ascoltato.